vedete alle spalle, alle mie spalle, c'è il Boeing dell'aeronautica militare del Qatar, uno dei 5 aerei che stanno arrivando qui in Italia. Uno atterrerà in Veneto, è già arrivato stamattina, questo è atterrato qui a Pratica di Mare. Questi due aerei atterrati oggi torneranno indietro, prenderanno altro materiale, torneranno qui e venerdì ne arriverà un quinto. Gli aerei che stanno arrivando dal Qatar portano due ospedali da campo. Vi dico perché sono importanti. Questo materiale è importante per la fase 2 del governo di cui si parla da stamattina. È un materiale che ci consente di costruire degli ospedali dedicati, che non so se saranno dedicati ai pazienti Covid, ma in ogni caso ci permetteranno di liberare ospedali Covid. Il grande lavoro che sta facendo il Ministero della Salute, il Comitato Tecnico Scientifico e tutto il lavoro che stanno facendo i nostri funzionari della Protezione Civile è quello di prepararsi ad una fase 2 con ospedali dedicati in ogni regione solo per i pazienti Covid. Il lavoro di solidarietà che stiamo portando avanti col Ministero degli Esteri e l'appello che stiamo facendo come Ministero degli Esteri è quello di chiedere a tutti i paesi amici materiale che ci possa aiutare ad affrontare la fase 2. La fase 2 si affronta con mascherine, ospedali dedicati e ovviamente con il comportamento dei cittadini italiani, che deve essere quello di osservare le regole e di restare a casa il più possibile. Sono arrivati 50 milioni di mascherine tra aiuti e acquisti, abbiamo firmato un contratto da 180 milioni, ma stanno arrivando anche ospedali. È sceso un team medico, un team di tecnici, di ingegneri per montare l'ospedale e ovviamente la Protezione Civile deciderà dove mandarlo. Intanto il Boeing dell'aeronautica militare nostra continua ad andare avanti e indietro in Cina per prendere il materiale che ci serve. Il lavoro che sta facendo l'aeronautica militare è veramente eccezionale. Lasciatemi dire anche che il Ministero degli Affari Esteri non sta lavorando solo agli aiuti, il Ministero degli Affari Esteri stiamo lavorando come Ministero per mettere in piedi il lavoro sull'Expo. Come sapete, il grande lavoro che dovremo fare è quello di affrontare anche una crisi economica, non solo una crisi sanitaria, e questa crisi economica oggi passa anche dall'aiuto all'Expo. Sull'export posso dirvi che ce la stiamo mettendo tutta, sono stati stanziati circa 50 miliardi di euro già come garanzie per l'export. A questo si aggiunge un'altra cosa importante, che è una norma che abbiamo messo nel decreto liquidità sulla Golden Power. Che cosa significa? Che l'Italia non diventerà un outlet. Dovremo affrontare una crisi economica, ma non permetteremo a nessuno di venire in Italia ad acquistare in svendita i nostri gioielli di Stato, che siano aziende, che siano patrimonio. I nostri gioielli di Stato resteranno in Italia, l'Italia non diventerà un outlet come nel 2008, e lo fermeremo tutto questo grazie al fatto che esiste una norma che può limitare le vendite nel momento in cui un'azienda va in difficoltà e qualcuno da fuori viene ad acquistare. La grande azione di solidarietà dei paesi da tutto il mondo continua. È stato anche un grande lavoro diplomatico, un grande lavoro portato avanti dai nostri diplomatici in tutto il mondo, che ringrazio, un lavoro portato avanti dalla struttura del Ministero degli Esteri, e con questi aiuti stiamo salvando le vite. Grazie a tutti.